veniamo da una sconfitta, era, come dire, patita in extremis, e questo ci deve dare tanta rabbia in corpo. Troveremo un avversario altrettanto arrabbiato, perché ha perso una partita che per lui era importante contro l'Inter, però noi dobbiamo guardare soprattutto in casa nostra, quindi, come ho detto domenica, o meglio sabato dopo la partita, sapevamo e sapevo fin dall'inizio che sarebbe stata difficile, complicata, oltretutto anche con i risultati. Adesso dipende molto da noi, molto più da noi, e quindi vuol dire tirar fuori tutto quello che si ha dentro con grande convinzione, con grande serenità, senza farsi prendere dal panico, da eccessive paure e tensioni, ma quanto più siamo concentrati su quello che dobbiamo e possiamo fare, tanto avremo vantaggi da qui fino alla fine. Quindi abbiamo tutte le carte in regola e ci giochiamo tutte le nostre carte, e dobbiamo subito cercare di rialzare quello che è il nostro orgoglio, la nostra motivazione, la nostra voglia, il nostro desiderio di affermare quanto di buono è stato fatto. Noi dobbiamo essere veramente molto tranquilli da questo punto di vista qui, non farci prendere da frenesie eccessive, e sapere che dobbiamo tirar fuori tutto quanto c'è nel nostro serbatoio, sia fisico che mentale, da qui alla fine, perché ce la giochiamo. Ripeto, adesso ancora di più dipende da noi, senza stare a guardare cosa fanno gli altri, perché più guardi gli altri e più sei dipendente dagli altri. A me piace dover determinare qualcosa, non di dover dipendere dagli altri. Noi siamo una squadra che ha bisogno l'uno dell'altro. Noi dobbiamo veramente avere questo tipo di concetto, quello di sapere che tutto non si limita alla mia di performance, a quello che io posso fare, ma in funzione di quello che posso fare io insieme al mio compagno di reparto, comunque in quel momento in campo che fa la differenza, no? E se torniamo a ragionare un po' così, allora vengono fuori anche delle partite differenti, no? Se no, sei sempre un po' al limite e può succedere una cosa piuttosto che l'opposto. Tutto dipende da noi, dipende solo da noi.